L'8 dicembre 2021 è stato scarcerato Patrick Zaki, lo studente egiziano detenuto in carcere senza alcun processo per 22 mesi. Ma chi è Patrick Zaki e cosa gli è successo? Ripercorriamo la sua storia. Martedì 14 dicembre 2021. Frame. La storia di Patrick Zaki. A cura di Margherita Nicoletti. La storia di Patrick Zaki, che ha occupato le pagine dei quotidiani in questi ultimi giorni, è tuttora coperta da un velo di mistero e carica di dubbi e contraddizioni. Patrick Zaki è uno studente egiziano di 27 anni, appartenente alla comunità copta. Si trasferisce in Italia nel 2019 per frequentare un dottorato sugli studi di genere presso l'Università di Bologna. Diventa poi attivista per i diritti umani e svolge ricerca per l'Egyptian Initiative for Personal Rights. In Italia si era ambientato benissimo. Il 7 febbraio 2020 rientra in Egitto per incontrare la famiglia in un breve periodo di vacanza accademica, ma all'arrivo all'aeroporto del Cairo si trova inaspettatamente di fronte degli agenti dei servizi di sicurezza che lo arrestano senza spiegazioni. Viene interrogato dalla polizia e tenuto in isolamento per molte ore, dopodiché è trasferito a Mansura, sua città natale, distante circa un centinaio di chilometri dal Cairo. Lì viene trasferito in carcere e secondo i suoi legali viene anche bendato, picchiato, torturato con scosse elettriche e minacciato di stupro. I capi d'accusa formulati a suo carico sono incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il terrorismo e gestione di un account social che punta a minare la sicurezza pubblica. A noi italiani viene subito in mente la vicenda di Giulio Regeni, il dottorando di Cambridge che studiava dinamiche sindacali, rapito il 25 gennaio 2016. Ritrovato senza vita il 3 febbraio sulla strada fra Alessandria e il Cairo. Sul suo corpo segni di tortura e sulla sua morte, 4 anni dopo, ancora buio. In aiuto di Zaki, come precedentemente successo per Regeni, intervengono i servizi di intelligence e, come per un ripetersi della storia, anche per Patrick sui social egiziani parte una campagna di denigrazione. Scatta però anche la mobilitazione internazionale che coinvolge l'Egitto del presidente generale al-Sisi. Oggi l'Egitto del presidente al-Sisi si pone come partner dei paesi occidentali nella lotta al terrorismo. Fa affari d'oro con gli europei, italiani in testa, nei settori difesa ed energia. Nel 2015 Eni scopre in acque egiziane il giacimento di Zohr, la più grande riserva di gas naturale del Mediterraneo. Sembra che l'Egitto abbia recentemente acquistato dall'Italia 2 aerei e che quindi rappresenti per il nostro Stato un alleato commerciale importante. La questione quindi non è assolutamente chiara e le informazioni mancano da entrambe le parti. Ci si chiede ad esempio come mai il nostro governo non sia intervenuto con fermezza chiedendo la scarcerazione di Patrick, ma solo con blande mosse e dichiarazioni. È intervenuta anche l'Unione Europea chiedendo il rilascio del ricercatore, ma l'Egitto ha risposto negando le torture e funzionari governativi motivano il suo arresto, poiché l'impegno di Patrick per i diritti della comunità LGBTQ+ costituirebbe un pericolo per la pubblica morale. La detenzione preventiva di Patrick viene rinnovata, come accade purtroppo regolarmente con i prigionieri politici minorenni inclusi, di 15 giorni in 15 giorni, con un susseguirsi di estenuanti calvari, che spesso non portano neanche a un rinvio a giudizio e dove gli indagati non hanno accesso a prove e testimonianze. Il 26 settembre 2021 Patrick compare in udienza con la testa rasata, molto segnato, dimagrito e preoccupato, in quanto la condanna per istigazione e propaganda di terrorismo può arrivare a 25 anni di carcere. A Roma, sul muro di Villa Ada, vicino all'ambasciata egiziana, è tornata, dopo essere stata cancellata, l'opera della street artist Laika,
con Patrick e Giulio abbracciati e la scritta «Stavolta andrà tutto bene». Zaki viene scarcerato l'8 dicembre 2021, dopo un periodo di detenzione di 22 mesi, ma ancora non è assolto. La prossima udienza del 1 febbraio sarà fondamentale per scongiurare una condanna che potrebbe durare 5 anni. Quasi tutte le accuse a suo carico sono cadute, ma l'ultima rimasta in piedi, diffusione di notizie false, potrebbe costargli una condanna senza diritto di appello. È importante porre molta attenzione sulla storia di Zaki, conoscere la verità del suo lavoro, sul suo spirito di pace e giustizia, evitando di strumentalizzare la sua vicenda. Avete appena ascoltato Frame, a cura di Margherita Nicoletti.